Perfetta, buona relazione, grazie, Grazie, ti grazie ascoltiamo. Giorgio. Allora, parlerò come sempre di medicina preventiva e predittiva e precipuamente in quest'era che, ahinoi, è l'era dell'inquinamento e non solo. Che cos'è la medicina anti-aging, detta anche medicina del benessere, medicina anabiotica? È una medicina preventiva, ma in realtà è la vera medicina tradizionale e non convenzionale. Perché tradizionale? Perché tramanda gli insegnamenti ippocratici del passato. È la medicina quindi della salute e della vita che consente di condizionare il nostro invecchiamento controllando i fattori di rischio in modo tale che il nostro invecchiamento sia un invecchiamento di successo e non un invecchiamento deleterio. Si è parlato moltissimo di mitocondri in precedenza, in realtà quindi noi dobbiamo mirare ad avere un'età biologica più giovane rispetto alla mera età anagrafica. E quindi dobbiamo mirare alla giovinezza dell'età mitocondriale, come è stato magistralmente anticipato nelle dissertazioni precedenti. Quello che conta, come sottolineava Giorgio, è la qualità della vita, non la durata della vita. Poco importa, credo, a nessuno se si raggiungono i 100, i 120, qualcuno parla anche di più anni, inchiodati su una carrozzella e con una neurodegenerazione. Importante invece è mantenere la piena efficienza fisica e mentale fino all'ultimo dei nostri giorni. Orbene, la medicina convenzionale, che è la medicina dei sintomi e della malattia, che poco si cura delle cause, consentitemelo, beh, accetta questo decadimento, questa involuzione a partire da una certa età. Poi definiremo qual è quella certa età. La medicina invece tradizionale preventiva cerca invece di contrastare l'invecchiamento deleterio e al tempo stesso di prevenire l'insorgenza delle malattie degenerative e soprattutto di contrastare quella che viene definita la fragilità dell'anziano. Ecco quindi che quello che conta, come diceva Giorgio, è dare vita agli anni e non anni alla vita. Quindi non è importante avere una vita annosa, avere il record dei 100-110 anni per spegnere magari la candelina sulla torta. No, ed essere invece in grado di fare quello che si vuole fino all'ultimo dei nostri giorni. Il concetto di età, l'età cronologica ovviamente, quella purtroppo scandita dal calendario, quella anagrafica, l'età biologica che esprime la qualità dei tessuti, il funzionamento, l'età psicologica e l'età funzionale, anche queste molto importanti, ma abbiamo visto come tutto questo poi si riconnetta all'età mitocondriale, perché il mitocondrio è la fucina energetica della cellula dove si produce la nostra moneta energetica, cioè l'adenosina trifosfato, e non solo. Perché e come invecchiamo? Esistono varie teorie che si sposano, quindi in una sorta di connubio a tre: la teoria dei radicali liberi, quindi un disequilibrio tra la produzione di queste specie chimiche reattive e le nostre difese antiossidanti endogene, per cui ci sarebbe poi una prevalenza dei radicali liberi che colpiscono i tessuti nobili e quindi le creste mitocondriali anche, la teoria correlata alla telomerasi con un'efficienza di questo enzima che sarebbe riparatore del tratto terminale di ciascun cromosoma. Telomero, telos in greco vuol dire tratto terminale, e quindi ci sarebbe una progressiva diminuzione di questa efficienza. E poi la teoria dell'orologio del decadimento neuroendocrino, di cui mi occuperò eminentemente in questa dissertazione, perché a partire già dai 30 anni, ahinoi, abbiamo un decadimento nella produzione degli ormoni e particolarmente di quelli anabolici. Ma lo diceva Terenzio, senectus ipsa est morbus, cioè la vecchiaia è di per sé stessa una malattia. Ma definiamo la vecchiaia. Cos'è in realtà? Se ci pensate, è una progressiva perdita di adattamento all'ambiente. Noi diventiamo vecchi
quando non ci possiamo e non siamo più in grado di adattarci alle condizioni ambientali anche ostili. Ecco perché io insisto in pratica ad allenare le nostre capacità di adattamento, che sono molto importanti. La genetica, abbiamo visto che ha sicuramente un peso alla costituzione, parleremo poi di biotipi, ma ciò che conta è il nostro stile di vita, quella che viene definita epigenetica, epi in greco vuol dire sopra, quindi più importante lo stile di vita, che non è rappresentato solo da alimentazione, attività fisica, gestione dello stress, ma anche dall'ambiente stesso, perché un ambiente sano ci faciliterà, un ambiente inquinato ovviamente rappresenterà invece una condizione negativa. E quindi lo stile di vita è sicuramente l'aspetto più importante. Ogni individuo è responsabile almeno per il 70% del proprio invecchiamento. Può determinare o un invecchiamento fisiologico, quindi con una normale evoluzione dei processi biologici, o addirittura un invecchiamento di successo, il cosiddetto healthy aging, oppure, ai noi, l'85% della popolazione precipita nel baratro dell'invecchiamento patologico, contrassegnato da malattie degenerative e dal decadimento multifunzionale progressivo. L'epigenetica, l'abbiamo detto, è molto importante, quindi noi non siamo freddamente neurotrasmettitori, geni, ormoni, sistemi antiossidanti, siamo molto di più. Quindi non siamo solo, diciamo, geni che controllano la vita, ma noi siamo in grado di condizionare l'espressione addirittura dei geni e quindi tarpare i polimorfismi genetici sfavorevoli con il nostro stile di vita virtuoso. Logicamente, se è vizioso, avremo l'effetto negativo. Quindi già Cartesio aveva parlato della rex extensa e dell'ars cogitans. Noi in realtà siamo un tutt'uno, non c'è questa dicotomia, questa diastasi tra la rex extensa e la rex cogitans. Lo vedremo dopo, oggi si parla di neuropsicoendocrino-immunologia, come nella precedente relazione era stata magistralmente messa in evidenza. Il nostro organismo tende sempre all'equilibrio, quello che Orazio chiamava aurea mediocritas, con connotato positivo, cioè equilibrio. Quindi il funzionamento di che cosa? Per esempio della temperatura, glicemia mantenuta sempre nel livello perfetto, l'equilibrio acido basico, l'eubiosi intestinale, importantissima, perché la salute intestinale è alla base della salute sistemica. Esistono assi molto importanti, come forse poi vedremo, tra intestino, cervello, cuore, intestino, cervello. Esistono assi molto ben definiti che devono essere in equilibrio. Con l'avanzare dell'età, purtroppo, diminuisce la popolazione dei bifidobatteri, quindi noi dobbiamo cercare sempre di mantenerci in perfetta eubiosi. Ma vediamo quali sono i marker, cioè quei parametri da considerare e da conoscere molto bene, che purtroppo la medicina convenzionale, non quella tradizionale, convenzionale invece disattende, disconosce, addirittura omette e trascura. E sono quelli che poi determinano il nostro tipo di invecchiamento, un invecchiamento normale, deleterio o di successo. Lì vediamo questi aspetti importanti, sono ben 7, la glicazione, che come sapremo, come vedremo, è l'attacco alle proteine strutturali con formazione di glicotossine, quelle che vengono dette con acronimo AGE, prodotte di avanzata glicosilazione, il deficit di metilazione, molto importante, e qui ci viene in ausilio un prodotto molto interessante, che è il SAME, il Cell Food SAME, con donatori di metile, perché tra i donatori di metile c'è sicuramente l'esadenosilmetionina, ma anche la trimetilglicina, il gruppo vitaminico B, i folati. L'infiammazione cronica silente, se ne è parlato prima di infiammazione, importantissima, cercare di spegnere questo incendio, questo inflammaging che purtroppo nel corpo cerca di manifestarsi a volte
evidenziandosi con patologie degenerative. Lo stress ossidativo che ho accennato in precedenza, l'endocrino senescenza, cioè l'invecchiamento ormonale, e poi le modificazioni della membrana cellulare, delle strutture nobili e la compromissione dell'integrità del DNA. Ebbene, questi sette biomarker, questi sette indici di senescenza devono sempre essere tenuti ben presenti. Ecco quindi che un serio, completo programma di medicina preventiva, che è la vera medicina, deve avere almeno, deve avere 10 diciamo, pilastri fondamentali, oltre alla visita, sicuramente l'anamnesi che deve essere sempre tenuta presente, familiare e personale, un'alimentazione specie speciale secondo natura e non secondo le mode, con periodi mirati di restrizione calorica. Ecco, sì, la restrizione calorica certamente è l'unico dato certo che possa allungare la vita, quindi allunga la longevità, poi vedremo che, in quale meccanismo, l'attività costante e duratura, l'allenamento delle capacità di adattamento che ho ricordato in precedenza, la gestione dei fattori di stress, l'integrazione specifica, personalizzata e biotipizzata, poi l'eliminazione, grande sfida di questo millennio, degli interferenti ormonali e delle sostanze xenobiotiche, cioè estranee alla vita, tossici ambientali, denominati addirittura persistenti perché sono ineliminabili, poi l'eliminazione e la riduzione dell'inquinamento luminoso ed elettromagnetico, altra grande sfida, soprattutto per il 5G che si appresta ad invadere la nostra vita, il rispetto dei bioritmi naturali calpestati dal tipo di vita occidentale, in quanto non vengono rispettati i timing, cioè i tempi di produzione ormonale secondo natura, e l'ho lasciata per ultima, ma l'ho anche sottolineata perché in realtà è la più importante, la risoluzione delle possibili cause di carenza di ossigeno. Giorgio giustamente ricorda sempre, ci preoccupiamo dei macronutrienti, quindi carboidrati, proteine, grassi, ci preoccupiamo dell'acqua, magari un po' meno dei macronutrienti, ma dell'ossigeno non ne parla mai nessuno. Eppure non possiamo stare sicuramente più di 2 minuti, tranne qualche caso eccezionale, qualche persona molto allenata, senza respirare, senza ossigeno. Qualunque stato di sofferenza, dolore o malattia dipende da una carenza di ossigeno a livello cellulare, ma soprattutto la riduzione della biodisponibilità di ossigeno. L'ipossia, e purtroppo nel Covid si manifesta una problematica polmonare importante con una carenza di ossigeno. Quante volte abbiamo sentito parlare di bombole di ossigeno, di carenza di ossigeno in questi giorni dai mass media? L'ipossia è importantissima ed è stata trascurata. Ipossia ipossica, per riduzione dell'ossigeno inspirato, ipossia anemica, alterazione della funzione dell'emoglobina, tipico esempio il diabete. Quanti, ecco perché i diabetici sono più vulnerabili, sono più proni alle complicanze del Covid-19. Già soffrono di un'ipossia di tipo anemico, in quanto la loro emoglobina glicata è meno efficiente nel trasporto di ossigeno. Ipossia stagnante con un rallentamento del flusso sanguigno e poi l'ipossia istotossica con la disfunzione mitocondriale, eccellente organulo di cui si è parlato precedentemente. Lo stress ossidativo è uno dei 7 fattori di invecchiamento, ve l'ho detto in precedenza, dovuto al disequilibrio tra la produzione dell'idroperossido in eccesso e la barriera antiossidante endogena. Troppo spesso si assumono ossidanti e antiossidanti esogeni e si trascura la nostra barriera antiossidante endogena. Questo è molto importante. Quindi non dobbiamo solo pensare a una sostituzione esogena, ma a una stimolazione endogena. Ed importante, quindi, qual è l'obiettivo primario? Migliorare questa biodisponibilità di ossigeno vezzeggiando, cullando, nutrendo, blandendo, scusatemi questi termini, ma che sono corretti, i nostri mitocondri, che sono le parti sicuramente più nobili della cellula. Ma non solo, non dimentichiamo neanche la membrana citoplasmatica, che è la sede dei siti ricettoriali che ricorderò successivamente quando parlerò degli interferenti ormonali. Dell'età mitocondriale ne ho già
parlato, quindi tutti noi dovremmo aspirare a ringiovanire dal punto di vista mitocondriale, ricordatevelo sempre. L'attività fisica è un pilastro fondamentale, imprescindibile per raggiungere il nostro obiettivo, che è l'invecchiamento di successo, che è dato osservare purtroppo solo nel 15% della popolazione. E che cosa bisogna allenare? E per quanto tempo? E quando bisogna allenare? Bisogna allenare tutto. Quindi tutte le componenti, le leggete qua, forza, resistenza, elasticità, equilibrio. L'equilibrio è il primo che si perde. Gli anziani non hanno equilibrio perché non hanno mai allenato, hanno osteoporosi, sarcopenia, cadono, si fratturano, exitus. Ma si dovrebbe allenare l'equilibrio precedentemente, non quando è troppo tardi. La coordinazione motoria, fare più cose contemporaneamente, questo allena anche la plasticità neuronale, contrasta la neurodegenerazione. Puoi allenare la forza esplosiva, la destrezza, l'agilità. E quando bisogna farlo? Bisogna farlo per tutta la vita, logicamente. Non solo quando si è giovane e poi parlare è ormai, non esiste l'ormai, esiste sempre l'ancora. Ecco. Diciamo che bisogna sostituire l'ormai con l'ancora. Attività fisica o agonismo? Logico, sto parlando di attività fisica di un certo livello, importante, impegnativa, quindi non blanda, ma non sto parlando di agonismo, perché anzi l'attività agonistica eccessiva protratta nel tempo può avere un'azione pro-aging e non anti-aging, in quanto mentre l'attività fisica stimola la produzione, per esempio, di enzimi antiossidanti come la superossidismutasi e la catalasi, tra l'altro l'attività fisica ha un'azione importante anche sul sistema delle sirtuine, e ha un'azione quasi simile alla restrizione calorica attivando i vitageni, l'attività eccessiva, al contrario, invece, ha un'azione deleteria dal punto di vista proprio anche del comparto immunitario, perché va a deprimere il sistema immunitario. Si è parlato tante volte del paziente tipo 1, che poi di numero 1, che poi non era neanche lui, poveraccio, l'atleta di Codogno, che aveva fatto, se non sbaglio, una mezza maratona al giorno prima, peraltro in Liguria, e poi, nonostante avesse la febbre, era andato a giocare a pallone. Ma certo, perché un'attività eccessiva, protratta e fatta magari in condizioni di defedamento, quindi aveva già la febbre, porta a un abbassamento del sistema immunitario. A partire dai 30 anni, che rappresenta il picco dell'età di produzione degli ormoni anabolici, abbiamo purtroppo, ai noi, l'inizio della fase involutiva a carico di tutti gli apparati e distretti, e noi dobbiamo contrastare questa involuzione senile, consentitemi questo aggettivo poco simpatico, a carico del distretto osteoarticolare, muscolare, gastroenterico, endocrino, lo vedremo adesso, a livello della pelle, invecchiano anche, ovviamente, anche le componenti proteiche, collagene e elastina, ma anche determinate dall'endocrino senescenza. Il comparto immunitario, con comparsa di malattie autoimmuni, facili soprattutto nella donna che è maggiormente vulnerabile dopo la menopausa. Il comparto cardiovascolare, il distretto respiratorio, per non parlare poi degli organi di senso. Tra l'altro, nel Covid-19, voi sapete, due dei sintomi chiave erano proprio l'iposmia, o la franca anosmia, e l'ipogeusia, cioè la perdita dell'olfatto e del gusto per il neurotropismo tipico del Covid-19. La triade nefasta, io la ricordo sempre con questa immagine mitologica delle tre furie, voi le conoscete, le furie erini, che sono Aletto, Tisifone e Megera. Megera è quella sempre più ricordata. E io voglio, diciamo, ricordarle sotto il nome di osteoporosi, sarcopenia ed artrosi. Colpiscono quasi tutta la popolazione senile. Quindi bisogna prevenire e non ricordarsi solo quando ormai sono franche e sono conclamate, e quindi bisogna ricorrere purtroppo a farmaci con pesanti effetti collaterali. E per prevenire, lo stile di vita è sicuramente l'aspetto più importante.
A partire dai 30 anni inizia a configurarsi il cosiddetto deficit anabolico a carico del GH, l'ormone della crescita, troppo demonizzato purtroppo da alcuni medici, mentre un ormone importantissimo, il DEA, deidroepiandrosterone, deidroepiandrosterone solfato, il testosterone, ormone principe del maschio, ma non solo, gli estrogeni nella donna con la menopausa, mentre tendono ad aumentare due ormoni, il cortisolo, stress cronico non gestito, e poi anche l'insulina per un'alimentazione scorretta di tipo occidentale o per una scorretta interpretazione di quella che dovrebbe essere la vera dieta mediterranea, ma che invece vedremo dopo non è assolutamente così. Melatonina, importantissima questa sostanza bio-umorale, ormone sicuramente, che non è solo l'ormone del sonno, semplicisticamente, ma ha funzioni antiossidanti, inoltre lavora in concerto e quindi in sinergia con il GH, il deidroepiandrosterone, ed è antagonista del cortisolo, quindi anche un'azione antistress, se vogliamo. Deriva dal triptofano, 5-idrossitriptofano, attraverso una decarboxilazione, vedete l'importanza dei fattori coenzimatici, vitaminici del gruppo B, e la serotonina, che poi non è altro che la 5-idrossitriptamina, viene poi a trasformarsi in melatonina. Ebbene, questa tende purtroppo a diminuire con l'età, fisiologicamente. E troppo spesso si tende ad assumere melatonina per via esogena, questo può essere indicato in alcune circostanze, ma se se ne abusa, come è dato osservare troppe volte, questo comporta che cosa? È chiaramente, per un meccanismo di feedback, una pigrizia da parte della ghiandola pineale e quindi una scarsa produzione endogena della stessa. Quindi sarebbe meglio dare invece il precursore, che è 5-idrossitriptofano. Interessante anche un'azione antinfiammatoria della melatonina, l'ho messa in evidenza, stimola la produzione della interleuchina 2. Pregnenolone. Il pregnenolone è il figlio del colesterolo nella cascata steroidea che vedremo tra breve, un neurosteroide meraviglioso, migliora la tensione, la memoria, l'umore, la capacità di apprendimento, la fluidità del pensiero e dell'eloquio, e anche questo tende a diminuire con il tempo. Il deidroepiandrosterone, il DEA, ormone della giovinezza per antonomasia, chi ha alti valori di DEA anche sopra i 50 anni sicuramente ha una marcia in più in tutti i sensi. Volevo sottolineare due aspetti. Riduce l'espressione genica delle interleuchine infiammatorie, per cui ha un'azione anche modulatrice del comparto immunitario, e poi stimola anche l'ENOS, cioè l'ossido nitrico endoteliale, con importantissime funzioni anche cardioprotettrici, come peraltro anche il testosterone. Testosterone, semplicisticamente troppe volte ricordato solo come un ormone sessuale sensu stricto, ma ha delle azioni importantissime non solo legate alla libido sicuramente e all'attività sessuale, importantissima, ma ha un'azione anche, le ho sottolineate perché troppo spesso viene dimenticata, sulla produzione di eritropoietina, quindi tante anemie dell'anziano sono legate proprio a carenze del testosterone, ma guai a parlare di carenza del testosterone, viene accettata come qualcosa che è imposto dagli dèi, come se lo zoon, l'invidia degli dèi, dovesse per forza colpire tutti con calo del testosterone, da accettare. Il testosterone si può anche stimolare per via esogena, cercando di determinare una produzione quindi endogena del testosterone, proprio per evitare questi quadri. Tra l'altro, bassi livelli di testosterone significa anche essere più vulnerabili dal punto di vista delle malattie cardiovascolari, in quanto una funzione cardiaca è una funzionalità cardiaca nel senso protettivo. Questa è la cascata steroidea. Lungi dal volerla descrivere compiutamente, volevo solo sottolineare, evidenziare, lumeggiare
il capostipite, che è il colesterolo. Ora non è il momento di fare il panegirico del colesterolo, ma il tanto demonizzato colesterolo, che ha avuto una sorta di damnatio nominis negli ultimi anni, invece è importantissimo, perché è il padre di tutti gli ormoni, quindi questa mania di voler abbassare a tutti i costi il colesterolo a livelli quasi sotto le scarpe significa avere poi il precipizio, il baratro di tutti gli ormoni sessuali a valle. Non solo, ma vi ricordo che il colesterolo è alla base anche della produzione della vitamina D, ormone D, ma è importantissimo anche per le membrane citoplasmatiche e quindi si impoverisce tutto il comparto ricettoriale. Il deficit di testosterone, perché ne parlo? Perché poi quando andremo a esaminare le sostanze tossiche ambientali agiscono a questo livello, determinando che cosa? Un'esaltazione di queste due reazioni enzimatiche, l'alfa 5 reduttasi e l'aromatasi, quindi impoverendo nel maschio la quantità di testosterone, facendo sì che questa venga a trasformarsi in diidrotestosterone, pericoloso peraltro non solo per la calvizie androgenetica, che è un aspetto meramente estetico, ma peraltro per l'ipertrofia prostatica, benigna per fortuna. Ma molto più pericolosa è la trasformazione del testosterone attraverso l'aromatasi, che alberga nel grasso viscerale e viene esaltata dalle sostanze xenobiotiche, il testosterone viene trasformato in estrogeni, tra cui il pericoloso estrone. Questo sovverte, altera il rapporto nel maschio testosterone-estrone e lo rende più prono a che cosa? Al cancro della prostata, oltre ad avere poi delle manifestazioni estetiche sgradevoli con ginecomastia, come vedremo successivamente. La natura ci viene incontro con questa meravigliosa sostanza, che è un potente inibitore dell'aromatasi, presente peraltro nel fiore della passione e guarda caso anche nel miele di acacia, che non manca mai infatti nella mia colazione Seconda Natura. La rivista Nutrients, che è considerata sicuramente attendibile, come si dice oggi con forte impatto, ebbene guardate, i livelli di testosterone vengono incrementati da che cosa? Dal digiuno, ne parleremo dopo, quindi dalla restrizione calorica, dai vari tipi di digiuno, ne esistono diversi, e da un'alimentazione sicuramente ricca di grassi, con un giusto quantitativo di proteine, ma non da un'alimentazione ricca di carboidrati o addirittura a base di legumi o soia, come alcuni nutriziosauri televisivi ancora dicono e ancora consigliano, condannando la popolazione non solo a una sarcopenia, ma di avere livelli ipogonadici di testosterone. Si configura così la cosiddetta SADAM, che è un acronimo che significa deficienza androgenetica sintomatica dell'invecchiamento maschile, con sarcopenia, aumento del tessuto adiposo. Ecco, la sarcopenia, per chi non lo sapesse, è la diminuzione della forza e della massa muscolare, ma abbiamo anche diminuzione del tono dell'umore e della cognitività, per cui tante depressioni sono dovute proprio ad un abbassamento dei livelli degli ormoni anabolici, soprattutto il testosterone in primis. E questi sono quadri che è dato osservare anche comunemente nelle nostre spiagge. Questi soggetti giovani, perché questo è un soggetto di 50 passanti, mi ricordo, che avevo chiesto, beh, come vedete qui abbiamo sarcopenia, abbiamo obesità di tipo centrale, insomma abbiamo un po' di tutto. E purtroppo si osservano. Le cause della sarcopenia sono dovute anche ad un'alimentazione sbagliata, alimentazione troppo ricca di carboidrati, alimentazione di tipo occidentale, povera di proteine, povera di grassi, con un aumento dei fenomeni di tipo ossidativo. GH diminuisce, è stato anche questo demonizzato perché qualcuno ha trovato che i cosiddetti LARON, che sono dei poveracci che non hanno rappresentato il gene del GH, ebbene questi non sono vulnerabili al tumore, però hanno tutta una serie di patologie, ergo qualcuno ha concluso che il GH sicuramente porterà al tumore. Ma logico che può avere un effetto oncogeno, un effetto di stimolazione come fattore di crescita se sovra, diciamo, alimentato
e se sovrarrappresentato, ma non dobbiamo per questo demonizzarlo. Cos'è che avevo detto all'inizio, nell'incipit della mia presentazione? Il corpo tende sempre all'equilibrio, all'omeostasi, quindi non a una carenza e non a un eccesso. Importante anche la suddivisione dei biotipi psicomorfologici. Voi sapete che noi siamo evidentemente in quattro biotipi: i longilinei astenici, stenici, brevilinei stenici e astenici, chiamati anche in tanti altri nomi. Si vengono chiamati psichico, cerebrale, bilioso, linfatico. La biotipizzazione è importante perché la costituzione è alla base anche della predisposizione di certe patologie e anche per l'invecchiamento ormonale. Gli estrogeni sono molto importanti non solo dal punto di vista sessuale nel corpo femminile, e ogni organo e tessuto praticamente presenta recettori. Gli effetti non ve li sto ad elencare, la donna li conosce perfettamente, sono magicamente rappresentati in questo lungo corredo, vanno dalla regolazione del comparto lipidico, alla regolazione della pressione sanguigna, al mantenimento della elasticità dell'arteria, all'idratazione a livello cutaneo, miglioramento della sensibilità insulinica. Perché ve li ricordo? Ve li ricordo perché purtroppo la donna più sfortunata rispetto all'uomo, a partire dai 45-50, più fortunate dopo, vivono il dramma in senso di azione abbastanza repentina, provvida, del calo degli estrogeni. Gli estrogeni che sono tre, e non solo uno come spesso viene ricordato, non c'è solo 17 beta estradio, che sicuramente è il più potente, ma ci sono anche l'estriolo, che è quello più rappresentato, è una funzione protettiva dal punto di vista proliferativo, e poi l'estrone. Dell'estrone poi dovremo parlare un po' più precisamente. Perché? Perché di estrone ne esistono due, in realtà ne esistono tre: l'estrone idrossilato in posizione 2, l'estrone idrossilato in posizione 16 e l'estrone idrossilato in posizione 4. Ci deve essere equilibrio. Quando c'è una preminenza dell'uno rispetto all'altro, si può avere un rischio predittivo di tumore, soprattutto al seno. E che cos'è che determina questo disequilibrio dell'estrone, dei vari tipi di estrone? Guarda caso, la scorretta alimentazione, alcune abitudini negative, viziose dello stile di vita, ma anche le sostanze xenobiotiche ambientali. Possiamo andare avanti qui, perché ne ho parlato in precedenza. Ecco qua, questo invece voglio sottolineare. Il 2-idrossiestrone esercita la sua azione protettiva contro il cancro quando è metilato. Ecco perché è importante la metilazione. All'inizio vi parlavo del deficit di metilazione come biomarker fondamentale dell'aging o deleterio o di successo. Ebbene, ecco che un esame come l'omocisteina non dovrebbe mai mancare nell'indagine di laboratorio di primo livello. Per inciso, omocisteina che massimo deve essere 10, non come 15 o 20 che spesso vedo in alcuni laboratori riportare in modo aberrante. Massimo 10, ideale anche sotto 8. Il 16-idrossiestrone è quello che è più pericoloso in quanto ha comporta un aumento di tumore al seno. Si sente? Si sente? Ora sì. No, sentiamo benissimo, vai avanti. Ah, perché ho sentito un'interferenza. Ecco, dicevo, questi alti livelli di 16-idrossiestrone sono associati ai pesticidi. Si è visto che soggetti che vivono in aree molto inquinate, per esempio Veneto, Trentino, dove ci sono, mi dispiace dire, non faccio nome, però i veleti che fanno grande uso di pesticidi, abbiamo un aumento del cancro al seno proprio per gli alti livelli di 16-idrossiestrone. Aspetta un attimo solo, Francesco, per piacere, chiudete i microfoni tutti, perché altrimenti devo eliminare quindi c'è un iPhone aperto.
Grazie, vai pure avanti. Posso? Ok. Sì, vai. Andiamo avanti, per fortuna, come al solito, natura magistra vitae, la natura maestra di vita ci viene incontro. Non è, scusatemi questa vena polemica, non è Bill Gates che ci deve venire incontro e a dirci cosa dobbiamo fare. Non abbiamo bisogno del Bill Gates di turno, abbiamo semplicemente le nostre conoscenze e la natura. Noi dobbiamo riconnetterci con la natura e seguire uno stile di vita secondo natura. Guarda caso, l'indolo 3-carbinolo, sostanza meravigliosa che si è vista migliorare questo rapporto tra l'estrogeno idrossilato in posizione 2 e l'estrogeno idrossilato in posizione 16, dove è presente broccoli e cavoli, nelle cosiddette crucifere, che sì, non bisogna abusarne perché altrimenti possono avere un effetto deprimente la tiroide. Però, come al solito, vige la regola dell'equilibrio. Progesterone, anche questo chiaramente tende a calare con l'età e cala prima degli estrogeni, tant'è vero che all'inizio, nella premenopausa, si manifesta quella che noi chiamiamo predominanza estrogenica, cioè calano tutti e due, ma cala prima il progesterone rispetto agli estrogeni. Il progesterone, vi ricordo, che ha un effetto invece antiproliferativo, un effetto protettivo nei confronti dei tumori. Quindi anche in questo caso bisognerebbe sempre avere l'equilibrio e ricercarlo. Questi sono i sintomi da carenza di progesterone che le donne conoscono benissimo, soprattutto quelle che hanno superato i 50 anni, e queste possono essere anche le cause di una carenza di progesterone, perché anche lo stress può causare una carenza, un deficit di progesterone, quello che viene definito furto del progesterone, in quanto il precursore viene utilizzato per produrre cortisolo, che ahi noi tende invece ad aumentare. La tiroide, organo chiave anche questo, per il funzionamento del metabolismo e non solo del nostro corpo, soffre molto in condizioni di inquinamento ambientale, soprattutto di tipo radioattivo e ahi noi anche per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico. Quante donne, maggiormente rispetto agli uomini come incidenza, soffrono di ipotiroidismo conclamato, clinico o subclinico di tipo autoimmune, con diminuzione soprattutto del T3, che è la forma attiva, questo è importante, senza dimenticarci che la tiroide, perché anche questo sempre viene dimenticato, che la tiroide produce anche la calcitonina, essenziale per l'equilibrio del calcio e del fosforo. E quali sono i segni di carenza di T3? Viso occhi gonfi al mattino, la fatica mattutina, cute e capelli secchi, perdita diffusa di capelli, l'aumento di pesi, la bradicardia e la bradiprassia, cioè la bradiprassia, la letargia a svolgere le cose. Anche questo è un segno tipico di ipotiroidismo. La vitamina D, che noi invece chiamiamo ormone, è stata ricordata in precedenza, ha degli effetti meravigliosi su oltre 2000 geni. Voi sapete che la vitamina G ha tre tipi di effetti. Effetti scheletrici, noti da tempo, effetti extrascheletrici ed effetti epigenetici. E questi sono molto importanti. Tra l'altro ha degli effetti anche, ci sono degli studi che hanno visto che inibisce la crescita di molte cellule neoplastiche, incluse quelle del carcinoma prostatico, promuovendone l'apoptosi. Quali sono i livelli? Noi siamo tutti carenti di vitamina D. Il livello minimo sindacale è 30, ma 30 significa poter godere solo degli effetti scheletrici. Quindi per poter godere degli effetti ormonali, extrascheletrici, epigenetici, la vitamina D, bisogna avere livelli più che doppi, 70, 80, io 85. Ma faccio anche una supplementazione e non solo, faccio una vita all'aria aperta, quando posso mi espongo al sole, quindi non mi proteggo con creme che ovviamente determinano un abbassamento nella produzione della vitamina D. I valori ideali sono questi. E quanta bisogna assumerla? Ma molto di più, lo diceva la precedente relatrice, rispetto alle dosi minime che vengono normalmente consigliate, soprattutto in questo periodo.
cioè il minimo sindacale è, siamo intorno ai 4.000 unità. Io non vi nascondo che in questo momento specifico, storico, di protezione nei confronti del Covid, per migliorare, potenziare, o meglio, rendere più efficiente le mie difese immunitarie, perché potenziare non è neanche il termine corretto, assumo 10.000 unità ogni mattina, sempre insieme alla HPV, e quindi con un protocollo, diciamo, preventivo. L'alimentazione, ma certo che l'alimentazione è la cosa più importante, ma non lo dico io, lo diceva Feuerbach, in luogo di declamazioni contro il peccato, sosteneva Feuerbach, occorre al dare al popolo un'alimentazione migliore, perché ognuno di noi è quello che mangia. Invece, cosa è stato consigliato in questo periodo di clausura? Di stare a casa a fare delle torte, delle pizze e delle focaccette. Cioè, in poche parole, è stato consigliato di glicarsi e di infiammarsi, quindi di essere maggiormente vulnerabili all'azione del Covid-19. Quindi non un'alimentazione secondo natura, ma un'alimentazione di tipo occidentale. Tant'è vero, se avete visto le statistiche, quello che è stato maggiormente acquistato nei supermercati erano farina, ovviamente doppio zero o triplo zero, e lievito per fare le pizze e le torte. Ma perché? Perché oggi l'educazione alimentare, e non solo, a chi viene affidata come divulgazione? A incompetenti nutrizionisti con conflitti di interesse. E qui bisognerebbe fare una discussione di ore sui conflitti di interesse, ma è meglio che non lo faccia, se no poi mi aspettano dei sicari. Cibo come medicina. Il cibo non deve essere considerato solo come contenuto calorico, ma come risposta ormonale, espressione dei nostri geni perché ha azione epigenetica e anche sull'equilibrio acido-basico. Vediamo come è cambiata l'alimentazione nell'arco dei di milioni di anni. Nell'era paleolitica avevamo alti grassi, o soprattutto, scusate, nell'era paleolitica avevamo un'alimentazione basata su frutta, vegetali, frutto oleaginosa, come unico edulcorante si mangiava miele, si mangiavano proteine derivanti da animali, da selvaggina, da pesce, quindi con grassi positivi. Attualmente invece, con l'introduzione dell'agricoltura, un'agricoltura di tipo intensivo ed allevamento intensivo, ricordatevi questa parola, perché questo aggettivo qualificativo fa la differenza, ebbene i grassi non sono più di alto livello, non sono più eicosanoidi favorevoli, ma non sono più omega 3, ma sono grassi pro-infiammatori, così come sono stati introdotti carboidrati in eccesso, e questo ha portato ad avere un eccesso di glicazione, ha portato a manifestarsi quella che viene chiamata la sindrome dell'intestino gocciolante, leaky gut syndrome, o dell'intestino permeabile. Sinceramente, quando mi sono laureato nel 1981, manco si sapeva cosa fosse questa sindrome dell'intestino gocciolante. Oggi tutte queste sostanze tossiche, xenobiotiche ambientali, eccesso di glutine, perché è cambiato anche il grano, le saponine, le lectine, tutto quello che viene consigliato dall'industria e dalla pubblicità televisiva, porta a una sofferenza dell'intestino. Voi sarete gratificati dalla mente, mente che mente a voi stessi, ma l'intestino invece ha una risposta immediata di sofferenza. E io vi ho ricordato che la salute intestinale è alla base della salute sistemica. Le cause, come vedete, sono i cosiddetti FODMAP, che è tutta una serie di sostanze tra cui rientra anche il lattosio e il fruttosio artificiale, glutine, batteri, sostanze xenobiotiche. Ci sono dei test, ovviamente, per verificare se c'è questa sindrome, tra i quali il test della zonulina, sostanza scoperta da Fasano abbastanza recentemente, responsabile delle tight junction, cioè delle giunzioni strette tra gli enterociti. Ecco quindi che il tipo di alimentazione secondo natura dovrebbe ricondurci al passato. Voi direte, a un'alimentazione ormai superata, perché non viviamo più nel paleolitico, quindi un'alimentazione prisca. Cosa significa prisca? Un'alimentazione ancestrale, atavica, superata? E no, non è così, perché questo tipo di alimentazione dei cacciatori e raccoglitori
Ecco qui che questo termine paleo potrebbe offrire il fianco a che cosa? A commenti ironici e critici. In realtà questo tipo di alimentazione viene ancora seguita dalle popolazioni tribali incontattate o scarsamente contattate, che tra l'altro bevono anche acqua potentemente alcalina, come i nostri progenitori che si trovavano nell'area africana, come vedete, intorno ai grandi laghi del Kenya e della Tanzania, che avevano un pH addirittura prossimo a 9, Homo ergaster, Homo erectus, i primi scheletri, come sapete, sono stati trovati in quella zona. Ebbene, solo 500 generazioni fa, gli esseri umani mangiavano carne, pesce, frutta fresca e verdura. Non era ancora stata introdotta l'agricoltura, la pastorizia, quindi noi ci siamo adattati molto poco a questa introduzione. Sicuramente un po' ci siamo adattati, ma negli ultimi 50 anni c'è stato l'introduzione dell'allevamento e, ma soprattutto, dell'agricoltura intensiva. Questo ha portato ad aumentare moltissimo tutti i food map di cui vi ho parlato in precedenza. Vi dicevo che questo tipo di alimentazione secondo natura, io non la chiamo neanche quasi più paleodieta, ma alimentazione del cacciatore-raccoglitore, è ancora seguita da tutte le popolazioni scarsamente contattate e incontattate, tra cui gli abitanti dell'Amazzonia che, ai noi, subiscono oggi ogni tipo di vessazione perché vogliono occidentalizzarli, Corubo, Pilcura, Awa, Yanomami. Voi direte, sì, ma sarà solo lì. No, non è solo lì, perché poi ci spostiamo nelle Andamane, a sud dell'Oceano Indiano, e lì non hanno il telefonino per comunicare e dire cosa stai mangiando. Mangiano le stesse cose. In questo caso mangiano più pesce, perché sono isole. Tra l'altro questi sono veramente incontattati, sono studiati con i droni. Questa freccia che stava scagliando è verso un drone. Oggi i droni ci studiano se andiamo a fare la passeggiatina, a portare il cane o a correre. Lì, in quel caso, studiano le abitudini degli Warawa e degli Onge, che vivono nelle isole sentinalesi, andate a controllare. Ebbene, si nutrono di cocco e pesce, quindi non sanno neanche cos'è l'agricoltura. Ma per non parlare poi dei pelle rossa, che sono stati distrutti quando hanno ucciso la loro, eliminato la loro fonte di sostentamento, tutti i bisonti. Oggi, se andate a vedere nelle riserve come sono gli indiani, io ho avuto la possibilità quest'estate di vedere come sono i Navajo che noi ce li immaginiamo nell'iconografia classica come dei fisici scultorei, sempre a torso nudo, con addominali evidenti, dei bronzi di Riace, sono oggi invece tutti obesi, depressi, alcolizzati, perché mangiano un'alimentazione di tipo occidentale, quindi con abuso di carboidrati. Tra l'altro, alcuni, come la popolazione dei Pima, sono tutti diabetici. Ma poi l'esempio per claro, come lo chiamo io, questo è proprio tombale, in quanto gli Inuit, che sono considerati come esempio da portare in evidenza di rarità di malattie degenerative come Alzheimer, infarto, diabete, sto parlando di sindromi metaboliche, ebbene questi carboidrati li hanno a livello di 15% e non sanno neanche cosa sono le pizzette, le focaccine, la pasta e i legumi. Mangiano 50% di grassi, 35% di proteine animali. Questo per dimostrare che il tipo di alimentazione secondo natura è sì un'alimentazione ancestrale, prisca, ma è un'alimentazione che ancora oggi viene perseguita, osservata dalle popolazioni tribali incontattate, che guarda caso sono quelle che non hanno le malattie degenerative della società occidentale. Qualcuno potrebbe dire sì, ma muoiono a 50 anni. A parte il fatto che non è vero, la morte discorso da 50 anni deriva, la statistica deriva dal fatto che non si tiene conto delle condizioni ambientali molto ostili. Non hanno sicuramente un ospedale a disposizione. C'è anche il discorso della
mortalità di tipo infantile. Bushimani, qualcuno potrebbe dire, ma in Africa mangiano in modo diverso. Guarda caso, i bushimani, cacciatori, raccoglitori, qui di obesi, non ne vedete neanche uno. Sono persone che anche a 70 anni, perché sì, ci sono anche i 70 anni bushimani, si arrampicano sugli alberi. Vorrei vedere un 70enne che mangia pane e pasta farlo. Ecco quindi che l'alimentazione secondo natura deve avere un certo tipo di alimentazione equilibrata con un contenuto di grassi ben rappresentati. Perché? Perché i grassi sono la base della produzione ormonale, perché i grassi sono la base del nostro cervello, il cervello è fatto di grassi, la membrana citoplasmatica è fatta di grassi, lo stesso mitocondrio ha parti fosfolipidiche nell'interno, le proteine sono strutturali, quindi ossa, muscoli, articolazioni, alcuni ormoni polipeptidici sono fatti di proteine, quindi i carboidrati sono importanti, si va di bene, ma non così determinanti come certa dietologia prezzolata vorrebbe invece evidenziare in alcuni programmi televisivi. Qui andiamo avanti, volevo andare, ecco, la vera dieta mediterranea, questo lo voglio sottolineare, prevede il consumo di frutta e verdura, consumo di pesce, fonte di omega 3, consumo di olio extravergine d'oliva, fonte tratto di olio perina, carni magre e selvagge e solo come, diciamo, cibo non elettivo, cibo emergenziale, fonte proteica secondaria, cereali integrali non trattati e legumi, ma non come cibo elettivo di prima scelta. In poche parole, quando non ci sono a disposizione quelli migliori, le fonti proteiche nobili migliori. E poi nella vera dieta mediterranea è prevista anche la restrizione calorica periodica, molto importante perché è quella che determina poi l'attivazione dei vitageni con meccanismo ormetico. Questi sono gli avvelenamenti quotidiani che rendono proni, rendono vulnerabili alle infezioni, perché è inutile poi pensare di risolvere tutti con un vaccino alla Bill Gates. Qui dobbiamo renderci forti, renderci invulnerabili o quantomeno migliorare l'efficienza del sistema immunitario mangiando bene, quindi con uno stile di vita vincente. Della moda vegana è meglio che non parli, perché basta questo elenco per dimostrare tutte le sostanze potenzialmente lesive, logico, non a tutti e non in egual misura, che sono contenuti in certi legumi, soprattutto la soia, ma negli ultimi minuti che mi sono concessi, Giorgio, quanti minuti ho ancora? Guarda, hai 12 minuti. Vabbè, allora 10 minuti, dai. 10 minuti, ecco. Vado direttamente, perché poi ho una presentazione abbastanza lunga, vado direttamente, allora, ah no, questa sì, però la devo far vedere. La colazione usuale italiana, che tra un po' si potrà rifare nei bar, quando riapriranno, brioche, cappuccino e caffè. La colazione consigliata sana, anche nei reparti di, tra l'altro, di diabetologia, che questo è grave, quindi vi farò vedere nella diapositiva successiva, latte, fette biscottate, marmellate e spremuta. La colazione secondo natura, ammesso che si debba farla, qualche volta si può anche saltare alla colazione nel digiuno intermittente, prevede invece un comparto di alimenti in equilibrio, macronutrienti, quindi albumi, proteine, noci, mandorle, nocciole, che sono grassi e positivi, miele, abbiamo visto per esempio miele di acacia che contiene una sostanza anche aromatasi, fruttosio naturale, frutta fresca, la frutta fresca antiossidante, tè verde, anche caffè volendo, però il tè verde ha una valenza in più perché contiene l'epigallo catechin gallato e epicatechine ad azione antiossidante. Ecco quindi invece la differenza di due colazioni, quella a sinistra in un reparto di diabetologia drammatico, perché vedete, c'è una brioche pane, cioè 100% di carboidrati, e questa è la mia colazione che faccio quasi sempre quando non attuo il digiuno intermittente, con uovo, mandorle, nocciole e altra frutta oleaginosa. Andiamo ora avanti, visto che mancano una decina di minuti, scusate se passo velocemente, alle sostanze xenobiotiche, al vero tema della dissertazione. Voi direte, ma fino adesso di cosa abbiamo parlato? Era una premessa
fondamentale, non per amore di dispersione, ma per desiderio di chiarezza, perché se non capiamo cosa dobbiamo fare, non sappiamo nemmeno come difenderci dagli xenobiotici, cioè da queste sostanze strane, tossiche dell'organismo, che sono dei veri interferenti ormonali, in quanto vanno ad alterare la sintesi, la secrezione, il trasporto, l'associazione, l'azione e l'eliminazione dei nostri ormoni, agendo sia a livello ricettoriale, determinando o una mancata risposta, o una risposta più bassa, oppure una risposta eccessiva, quindi alterando praticamente la funzione dell'ormone stesso, al punto che vengono anche chiamati distruttori ormonali. Infatti in americano si parla di disruptors, cioè distruttori endocrini. Sono moltissimi, purtroppo alcuni sono persistenti, ambientali e sono ineliminabili. Vediamo di conoscere qualcuno. I farmaci stessi sono spesso degli interferenti ormonali, pesticidi. Ecco perché bisognerebbe cercare di avere un'agricoltura cosiddetta biologica, organica, senza l'uso di pesticidi, perché poi questi non solo inquinano il prodotto stesso, ma anche le falde acquifere, e ce le ritroviamo nell'acqua, plastificanti, cosiddetti ritardanti di fiamma, l'acido perfluoro-ottanoico. Imparate queste cose, perché si trovano, per esempio, nelle padelle antiaderenti, quindi dovreste controllare la vostra padella antiaderente e sapere se ce l'ha o non ce l'ha. Se non ce l'ha, c'è scritto. Metalli pesanti, se non erro, dopo c'è una bellissima, sarà una bellissima relazione proprio sull'eliminazione dei metalli pesanti. Ebbene, questi distruttori endocrini, oltre a interferire sulla produzione ormonale, hanno un'altra azione nefasta, nequitosa. Cioè, cosa determinano? Determinano un accumulo di tessuto adiposo, cioè vanno a stimolare l'ipertrofia e l'iperplasia degli adipociti. Possono penetrare per ingestione, inalazione, iniezione, contatto della pelle, vedremo, con per esempio gli scontrini fiscali, attraverso la placenta e l'allattamento. Vengono anche chiamati obesogeni proprio perché determinano non solo malfunzionamento ormonale, ma anche obesità. E voi doveste sapere che il grasso, soprattutto quello viscerale, non è una zavorra antiestetica, non è un fardello che si porta così, che può essere accettato dal punto di vista estetico. No, è produzione di sostanze infiammatorie, che si chiamano adipochine, citochine infiammatorie. Ecco perché le persone con diabete, obesità, quindi praticamente con due componenti alla sindrome metabolica, saranno più vulnerabili alle infezioni e principalmente al Covid-19. Ecco perché possiamo fare molto. Questi sono altri quadri da me fotografati con evidente sarcoobesità di tipo ginoide. Qui vediamo addirittura una ginecomastia, qui ci sarà una terza misura, praticamente dovuta proprio ad interferenza di sostanze tossiche ambientali. Andiamo avanti. Sono anche presenti nelle vernici, nella carta da parati, sacchi per aspirapolvere, vulcanizzazione della gomma, soprattutto in agricoltura. Bisfenolo, che si trova nella plastica, nelle bottiglie di plastica, nella tettarella di alcuni biberon per lattanti, controllate che siano esenti da bisfenolo. Abbiamo parlato prima degli scontrini fiscali. Alcuni supermercati hanno sostituito la carta termica degli scontrini proprio perché contenevano bisfenolo. L'acido perfluoro-ottanoico, che è un derivato del teflon. Controllate se sul fondo della vostra padella c'è scritto no PFOA, questo acronimo, perché se non c'è scritto vuol dire che ce l'ha, e tutti i giorni, anche se state attenti alla ripartizione dei macronutrienti, vi beccate l'acido perfluoro-ottanoico. Gli ftalati, quanti di voi hanno usato e ancora usano la carta plastificata, la pellicola, soprattutto per i cibi grassi, nefasta, che libera ftalati che sono tra i più pericolosi interferenti ormonali endocrini. Del glifosato poi è meglio che non parli, perché qui c'è una specie di altalena, prima
si parla di potenzialmente cancerogeni, poi forse non lo è, poi sì, lo è di nuovo, a seconda della commissione che è incaricata. Ecco, io vi dirò che il glifosato andrebbe eliminato assolutamente. Parlatene con quelli che producono nelle zone di produzione di glifosato, ma anche quelli che vivono nelle zone dove viene utilizzato a man bassa, che poi sarebbe il Roundup. Come difenderci? Sono in conclusione, gli ultimi 2-3 minuti. Esiste un decalogo per il cittadino che non è mai stato inviato, dove vengono descritti tutti gli interferenti ormonali e come eventualmente poterlo difenderci. Doveva essere inviato dal Ministero dell'Ambiente, ma non è arrivato a nessuno, io l'ho trovato sul loro sito. Ma come possiamo difenderci? Certamente con la qualità del cibo ed evitando certe abitudini viziose. Cosa significa viziose? Cercando di andare a eliminare, per esempio, la plastica come contenitore nelle nostre tavole, bevendo solo acqua, possibilmente in bottiglia di vetro, evitare cereali, legumi, latticini di produzione industriale, scegliere la carne proveniente da allevamenti a pascolo libero, cosiddetta carne grass-fed, perché quando mi vengono a dire ma la carne è cancerogena, ma qua, a parte che non esiste uno studio che abbia acclarato in modo certo che la carne sia cancerogena, semmai la carne di un certo tipo è potenzialmente infiammatoria, ma è chiaro che se si parla della carne di allevamento intensivo non c'è bisogno di fare degli studi, si parla di carne invece proveniente da allevamenti a pascolo libero e c'è una differenza enorme tra un animale che vive coatto e un animale che vive libero e noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle in questi 2 mesi perché abbiamo vissuto una sorta di clausura di un trattamento coatto. È chiaro che c'è una differenza enorme tra chi vive libero e vive in prigione e poi anche a quello che viene dato come mangime. Poi, ecco, analisi della carne grass-fed. Io sono andato oltre, sono andato a vedere che cosa contiene la carne proveniente da allevamento non intensivo. Ebbene, è equiparabile al pesce, perché contiene omega 3 in grandi quantità, mentre non la contiene la carne d'allevamento intensivo, contiene acido linoleico coniugato, contiene alti quantitativi di creatina, di carnitina, che ha un'azione protettiva sul comparto cardiovascolare, e contiene anche carnosina, che tra l'altro ha un'azione chelante antibiotica. Evitare, sono in chiusura, gli ultimi 2 minuti, evitare le carni separate meccanicamente perché quanto di più aberrante, ignominioso e abominevole possa essere stato prodotto da mente umana, perché c'è di tutto, compreso glutammato, destrosio, ma di tutto, andate a vedere lì. Ecco, un mio consiglio, quando ci sono troppi componenti in un'etichetta, il cibo non è secondo natura. La natura non ha bisogno di etichette troppo. Ritornare al nostro vecchio caro vetro, la stessa cosa valga anche per la carne aviaria, che tra l'altro è quella più pericolosa perché più facilmente soggetta ad infezioni, quindi maggiormente viene abusato l'antibiotico e il farmaco. Stessa cosa per i pesci, quindi quando si parla di salmone come cibo nobile perché contiene omega 3, ma quale salmone? Il salmone selvaggio pescato direttamente dal torrente norvegese, sì, certamente non il salmone d'allevamento a cui viene data soia, che non è cibo specifico, coloranti derivanti dalla cocciniglia, che è un insetto, e tra l'altro vengono dati mangimi chimici. Ritornare alla frutta brutta, secondo natura, quindi non tutto uguale, una frutta che non deve essere cerata, non deve essere cromaticamente bella e tutto uguale, perché quella è la mela di Biancaneve. Quindi la frutta deve essere secondo regione e secondo stagione. Quindi scegliere cibo secondo natura. Non fidarsi, scusatemi, della pubblicità anche quando ha dei sigilli, degli imprimatur di altisonanti università, perché sappiamo tutti come funziona, perché parlare di mortadella anti-aging è un crimine, a mio avviso. Stare attenti ai nitriti e nitrati che sono conservanti
presenti non solo negli insaccati, tranne il prosciutto crudo di qualità, e 250 e 252 presenti anche negli ortaggi e nell'insalata imbustata, molti questi non lo sanno. Ebbene, in conclusione, sono in chiusura, cercare di potenziare le nostre capacità di detossificazione e chelanti, in che modo? Ritorniamo all'origine, migliorando la funzione mitocondriale, perché il mitocondrio è la base di tutto, certamente, migliorando anche il comparto antiossidante endogeno, soprattutto quello di pertenenza del glutatione attraverso la glutatione transferase e la glutatione reduttasi. Esistono tre fasi molto importanti, soprattutto mediate dal fegato, che è un organo chiave, oltre a quella del rene, e la terapia chelante, ultime diapositive, uno degli attori principali della terapia chelante, che deriva dal greco chela, significa prendere il metallo pesante e eliminarlo, oltre al etilendiamino tetracetico, all'acido alfa-lipoico, allo zinco, alla carnosina che abbiamo ricordato, il cell food sicuramente svolge un ruolo di primo attore. Ma perché? Perché esalta, culla, nutre, vezzeggia e blandisce, usando gli stessi termini precedentemente ricordati, il nostro caro e vecchio mitocondrio. Con ciò io vi ringrazio, siamo alla conclusione e questa è la nuova minaccia 5G. Ricordiamocelo sempre che con il nostro stile di vita e con le nostre azioni noi possiamo condizionare non solo il nostro futuro, ma anche le scelte del mercato, quindi possiamo condizionare i mercati. Ricordatevi sempre di essere protagonisti della vostra vita e non meri spettatori di ciò che ci viene imposto. Viviamo secondo natura, peri physios, dicevano i greci, fisiologicamente. Grazie per l'ascolto.